È stata una giornata difficile per Pierpaolo ed Elisabetta che dopo un acceso diverbio che li ha divisi per tutta la giornata, è arrivato il tempo di scavare dentro se stessi per capire dove si sta andando e soprattutto quali siano le aspettative su questa amicizia speciale. Il primo ad esternare i propri dubbi è Pierpaolo che poco prima di cena si apparta insieme ad Enoch per esporgli ciò che lo rende così inquieto. «Sono deluso da lei, dalle sue parole che hanno messo in dubbio ciò che ho provato». Enoch gli consiglia di parlare con Elisabetta. Per dirle cosa, lo interrompe Pierpaolo, sarebbe un chiarire solo per quieto vivere. In più mi dice che sono un farfallone e che ha fatto bene a non fidarsi. Le parole dell'inquilino sono come un fiume in piena e non accennano ad arrestarsi. Ad oggi mi sento libero di fare nuove conoscenze. Se io per lei non sono nulla, perché devi giudicare una conoscenza con un'altra persona? Ammette categorico. Enoch tenta di giustificare i comportamenti dell'inquilina. Ti tieni dentro le cose, e magari lei ci rimane male. Parlale, e racconta quello che hai dentro. Lei ha la fobia di passare per carnefice, e sta cercando di girare la frittata. Mi incolpa di averle detto che avrei avuto occhi solo per lei, e invece ho instaurato un bel rapporto con Giulia. Ma anche se fosse, posso essere libero di fare la mia vita? Domanda cercando il sostegno di un amico fidato. Pierpaolo dimostra, forse per la prima volta, di voler guardare avanti e di lasciarsi alle spalle tutto quello che ha provato per Elisabetta. Grazie per aver visto il video. Iscriviti al canale e lascia un mi piace per supportare il lavoro.